Bentornati a EU Factor, il nostro viaggio attraverso l'Italia trasformata dalle politiche europee di coesione. Il nostro viaggio, la nostra storia di coesione ci porta a Torino, che è uno di quei luoghi che grazie ai fondi di coesione sono stati trasformati, ristrutturati o potenziati. Un luogo che magari conoscete già, che amate già, che avete già visitato, ma non sapevate che c'è stato un forte intervento europeo per renderlo migliore. A Torino la svolta è arrivata nel periodo che è intercorso tra il 2013 e il 2015, quando il desiderio era far fare al Museo Egizio un definitivo salto di qualità, superando il milione di visitatori annui e facendolo diventare uno dei 10 musei più visitati d'Italia. È lì che, grazie ai fondi di coesione 2007-2013, un investimento europeo di 7 milioni di euro ha consentito al Museo Egizio di riaprire in grande stile nel 2015. Questi fondi ci hanno aiutato a finanziare la prima fase di lavori partendo dallo scavo archeologico del cortile, perché abbiamo costituito completamente un nuovo piano interrato, anzi più piani interrati, anche quelli tecnici, e poi da lì in poi siamo andati avanti con una ristrutturazione che è durata 3 anni a museo aperto. Siamo molto più belli, siamo molto più grandi. Mettiamo in mostra una collezione che racconta 4.000 anni di storia in un contesto architettonico completamente rinnovato anche dal punto di vista impiantistico. Quindi abbiamo rifatto completamente il nostro percorso di visita, che oggi si sviluppa su 6 piani, 2,5 km di percorso, 3.000 reperti in mostra e tante storie da raccontare. Il nostro è un vero e proprio museo archeologico contemporaneo e certamente grazie ai fondi europei che abbiamo potuto identificarci in un nuovo modo di fare museo e di essere museo. Abbiamo usato anche altri fondi europei, nello specifico dei fondi Alcotra, che sono transnazionali di confine tra Svizzera, Francia e Italia, con un progetto di fruizione dei nostri percorsi molto speciale, un piccolo progetto, il totale era di circa 1 milione di euro. Attraverso questo 1 milione di euro abbiamo reso possibile vivere il museo raccontato da romanzieri, letterati specialisti che hanno aggiunto una creatività altra ai percorsi museali. E poi siamo stati fruitori di un grant europeo diretto, perché abbiamo allargato lo sguardo sul bacino del Mediterraneo lavorando in un consorzio di musei con collezione egizia, un progetto bellissimo che ha traguardato la capacità dei musei europei con collezione egizia di costituire un master plan per rivedere completamente il museo di Piazza Tahrir del Cairo. Ai 7 milioni di euro arrivati dall'Europa, la regione Piemonte ha partecipato per un investimento complessivo di 14 milioni e mezzo, che ha potenziato il Museo Egizio non solo dal punto di vista del pubblico e quindi delle aree sempre aperte, le aree espositive che lo hanno fatto diventare famoso, ma anche della biblioteca, del bookshop e dell'area scientifica, che è una base importante per una struttura di questo genere. In complesso, l'investimento sul Museo Egizio di Torino per la sua ristrutturazione ha pesato per 50 milioni di euro, coinvolgendo anche Provincia e Comune di Torino, oltre a fondazioni e associazioni locali. Ma c'è tutta una strategia attorno alle aree museali torinesi che coinvolge anche la Reggia di Venaria, il Museo del Risorgimento e il Museo dell'Automobile. Questo spazio è molto grande perché in origine era, diciamo, il cortile nel quale, nel concetto originario dell'architetto Albertini, che aveva pensato a questo spazio nel 59, qua si entrava con l'automobile, il museo dell'automobile, c'erano 2 rampe da Corso Inter Italia, si saliva su da queste rampe
allegramente con le automobili dell'epoca, ci si fermava qua, qua si parcheggiava, c'era anche una piscina nel mezzo, la piscina, la vasca d'acqua. Nel 2011 si riapre il museo con un nuovo progetto che nella parte architettonica viene sviluppato da un raggruppamento che ha nell'architetto Cino Zucchi, milanese, e leader, diciamo, ideatore. Allora Cino pensa a questo spazio che ha un interno, queste pareti interne che sono un po' come un esterno, perché questa parete d'alluminio forata è la stessa che c'è nella parte aggiunta, diciamo una nuova facciata aggiunta da lui. È un luogo molto flessibile dove si possono organizzare eventi molto grandi, molto ampi, molto spaziosi, tra l'altro facilmente serviti, essendo un ex cortile, oltre alle vetrate ci sono altre due parti di cortile, parcheggi, logistica, gestione, tutto quello che vogliamo. E quindi facciamo eventi per noi o anche per terzi, per cui il museo vive anche dei fondi diciamo raccolti da terzi che vogliono fare un evento qua. Al MAUTO, o Museo dell'Auto, sono confluiti 7,3 milioni di euro provenienti dai fondi POR FESR 2007-2013 a partecipare ad un investimento che ha superato i 19 milioni per un'area di 20.000 metri quadri, unica nel suo genere a livello mondiale per quanto riguarda la storia dell'automobile, che ha superato la soglia dei 200.000 visitatori nel 2022, arrivando a 240.000, e che oggi conta, oltre alle bellissime aree espositive e a un garage sotterraneo con altri modelli, anche un centro restauro e aree esterne che vengono valorizzate. Un progetto che non finisce e che punta ad andare ancora oltre nei prossimi anni, anche con investimenti europei. La collezione eccezionale, quasi incredibile, è stata costruita da Biscaretti dal 32-33, quando nasce il museo, al 59, l'anno della sua morte. E Biscaretti era un'autorità, e non solo, cioè, ha messo così tanto impegno da ricevere anche in donazione automobili importantissime fino alla fine degli anni 50 e a raccogliere tutte, diciamo, tutti i caposaldi della prima storia dell'automobile, dal 1892, la prima auto che abbiamo, fino, diciamo, agli anni 30, qui c'è praticamente tutto. Allora, quello non era perfezionabile. In cosa è migliorato? Intanto negli spazi. Gli spazi hanno avuto una rivoluzione straordinaria, come accennavo prima, questo spazio, ma anche l'ampliamento del museo è stato formidabile. Poi l'allestimento. L'allestimento prima era un allestimento, diciamo, tradizionale, un po' a garage, con le automobili messe una accanto all'altra, molto vicine, diciamo, e un display, diciamo così, un exhibit design quasi inesistente, un po' di luce e una targa che spiega qual è il modello e poco di più. Invece, sempre per la riapertura del 2011, l'altra parte di progettazione viene svolta da François Confinot, facendo diventare appunto una storia, un percorso espositivo che racconta una storia, che non racconta solo la storia dell'auto, ma anche la storia del Novecento, sociale, antropologica, anche economica, pop, tutto quello che vogliamo, attraverso l'auto. Quest'anno il museo raggiunge i 90 anni, quindi celebriamo una data importante per un museo, diciamo un museo industriale. Se fosse una pinacoteca sarebbe più normale. In particolare la fine del percorso cronologico, la sala Destino, che è stata impostata nel 2011, diciamo nel 2009-10 per il 2011, in un modo che ad oggi, nonostante qualche tentativo di aggiornamento, abbiamo veicoli solari, veicoli elettrici antichi e diciamo precursori di varia natura, varie connessioni con il mondo dell'alimentazione, diciamo, come l'abbiamo un po' messo in display. Però adesso pensiamo di rifare completamente la sala, dandogli una visione, dandogli, diciamo, sostanzialmente dando ai visitatori degli scenari sul futuro, perché oggi il futuro esatto dell'automobile non lo conosce nessuno, nemmeno chi produce automobili.
La strategia finanziata con fondi europei a Torino è dunque incentrata sull'offerta culturale, sulla valorizzazione del retaggio e sulla promozione territoriale. Ulteriori investimenti sono stati compiuti negli ultimi anni sul Museo del Risorgimento, che ha raccolto 5 milioni di euro nel 2009 per l'adeguamento delle aree espositive e il potenziamento della biblioteca storica, ben 18 inoltre milioni di euro confluiti dal fondo Por Fesr sulla Reggia di Venaria Reale. Patrimonio universale dell'UNESCO dal 1997, la meravigliosa residenza è stata oggetto di 10 anni di lavori strutturali prima della riapertura al pubblico, avvenuta il 12 ottobre del 2007. Venaria, reduce da 2 secoli di degrado e abbandono, ha costituito la più importante opera di restauro storico-artistico d'Europa nel nuovo millennio. Oggi, completamente riqualificata, accoglie 800.000 persone di media all'anno e ha superato per la prima volta il milione di turisti annui nel 2016. Finanziati con risorse europee in Piemonte, in ambito culturale, ci sono pure il laboratorio per la conservazione sostenibile dei sacri monti, i percorsi ciclopedonali lungo Stura, sempre attorno a Venaria, e il recupero degli appartamenti del Castello La Mandra, oltre a mostre, eventi promozionali e percorsi misti culturali, naturalistici ed enogastronomici. La nostra storia di coesione termina qui, ma il viaggio di EU Factor continua.